Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Benvenuti a questo nuovo video della serie News the Game, dove vi raccontiamo un po' quello che succede ultimamente nel mondo dei videogiochi. Esatto, proprio per questo oggi parleremo di The Division. Vedremo se varrà la pena di giocare a questo nuovo acquisto. Intanto vi vogliamo lasciare delle considerazioni sul nostro provato, insomma. Entrambi abbiamo considerazioni diverse sul gioco, prevalentemente perché proveniamo da due stili di gioco diversi. Sì, proprio così, infatti io prevalentemente sono più un appassionato di FPS e di TPS. Il mio hype era abbastanza, forse anche un po' troppo alto per questo gioco. Era decisamente sopra le righe. Io vengo invece da tutt'altro stile di gioco, quindi sono più abituato ai single player e sicuramente non gli spara tutto, però ho deciso di dare una possibilità a questo gioco, che comunque sembra davvero promettente. Cominciamo magari dalla grafica. Capiamo già che 60 fps non ce li ha, li ha 30. È 30 stabili, è stato anche ufficializzato dalla community manager di Ubisoft, che abbiamo conosciuto. Aperta parentesi, perché vogliamo dire che complimenti alla community manager della Ubisoft. Ciao amore. Parliamo del gioco. Stiamo divagando. Comunque dobbiamo tornare sul gioco. Parliamo della grafica. Torniamo tra noi. Sì. Vai. Ora ti faccio una domanda. Cosa ti aspettavi della grafica di The Division? E alla fine, cosa secondo te hai avuto? Allora, devo dire che non ha assolutamente deluso le mie aspettative. Devo essere molto sincero, l'ho trovato anche, non so che fosse la beta, molto fluido. I dettagli erano ottimi, i cambi meteorologici durante appunto i vari chilometri che si fanno su questo gioco. Esatto, a correre per erano mappe. Praticamente perfette. E... sì, una bella grafica. Assolutamente. Io parto sempre molto prevenuto, perché non voglio ricordare che è un gioco Ubisoft, ma comunque sono partito dall'idea di avere un gioco che, sì, presentato alle 3 fighissimo, avrebbe avuto un incredibile e un terribile downgrade grafico. Effettivamente, che era quello che ci si aspettava. Anche dalle ultime notizie che venivano fuori. Esatto, c'è stato il downgrade grafico, questo si vede guardando semplicemente i video, ma sinceramente pensavo molto peggio. Sì. E per quanto mi riguarda sono rimasto abbastanza soddisfatto dalla grafica. Parliamo sempre di un gioco che si considera anche un open world, quindi comunque già, è stata vero. Mappata, parliamo sempre di Manhattan, quindi comunque 1-1, vero. Quindi è comunque sia un mondo vastissimo, e aver reso appunto questa mappa così grande con questi dettagli è comunque sia da fare un applauso, cioè non c'è niente da dire. Poi effettivamente i caricamenti praticamente non esistevano, a parte quello iniziale e pochissimi altri. Esatto. Il sistema online, al di là dei bug che sono stati riscontrati, molti corretti, noi non ne abbiamo trovati più di tanto. Ogni tanto ci bloccavamo un attimino in qualche punto del gioco. Sì, ci sono stati dei lag, ci sono stati un po' di blocchi. Infatti anche nel video che vedete qui sotto, magari ogni tanto vedrete appunto il mio compagno laggare incredibilmente. Laggare oppure andare avanti mentre è accucciato e non si sa perché. No, ma è proprio una tecnica quella, si sviluppa a livello 10. Scivoli. Esatto. Scivoli seduto, okay. Esatto, è spettacolare. La parte estetica, dettagli di gioco, il mondo curato benissimo. Abbiamo visto che è un'estetica davvero curata. Questo forse è ancora più un punto di forza rispetto alla grafica, perché effettivamente ci sono tantissimi dettagli da poter notare nel gioco. Esattamente. Però ti fa piacere vedere. Sono tutti i dettagli che comunque vedi che l'hanno curata. E poi hanno curato qualsiasi macchina tu colpisca con un proiettile, si danneggia. C'è una reazione, sì. Esatto, i vetri che si rompono, le gomme che si bucano. Mm-hmm. Queste cavolo di portiere delle auto che si tutte chiudono. Tutte aperte, sono, le hanno lasciate tutte fatalità. Aperte. E noi le dobbiamo chiudere tutte. Cioè, ci sarà un obiettivo del gioco. Chiudi tutte le portiere. Può essere. L'auto. Esatto, vuoi platinare? Chiudi tutte. Chiudi tutte le portiere. Sarà un casino perché la mappa è bella grande, però vabbè, insomma, pian piano ci riusciremo.
Le armi molto ben fatte, splendide, esteticamente ottime, i suoni dei proiettili pure, cioè il sonoro arma, del gioco è perfetto, il silenziatore applicato, ogni arma appunto era caratterizzata realmente. L'unica pecca secondo me delle armi era appunto il rinculo. Il rinculo eccessivo secondo te? Il rinculo te? Delle armi era veramente una cosa ingestibile. Non lo so, io pettino le persone quando sparo perché non sono molto bravo nel mirare. Ne ho provate diverse di armi, io ho anche provato ad applicare tutti gli oggetti possibili e immaginabili che mi riducessero appunto il rinculo orizzontale, verticale, obliquo, tridimensionale e pure sonoro. Tutto? Delle armi, ma niente da fare, purtroppo... Ogni arma può essere personalizzata sia tecnicamente dal punto di vista delle statistiche, esatto, sia esteticamente riesci a vedere questa modifica, e devo dire che esatto, è una cosa veramente appagante. L'estrema personalizzazione del personaggio è praticamente il focus del gioco. Esattamente. La componente RPG di cui hanno parlato effettivamente fa riferimento un po' a Destiny, che io ho provato e ho fatto abbastanza scuola da questo punto di vista. Dal punto di vista degli equipaggiamenti, però tutte le possibilità delle abilità e dei talenti, le abilità, tutte le capacità sbloccabili erano veramente affascinanti. La Dark Zone a me è piaciuta. Modalità bella, bella idea, anzi l'idea di base è l'idea è bellissima, affascinante, è affascinante e è molto giocabile e rigiocabile. Io devo dire la verità, il problema principale della Dark Zone ne è uno: molto spesso, parlo da un principiante degli sparatutto, non mi va di andarmi a disintegrare i coglioni cercando di inseguire squadre da 4 perfettamente organizzate che probabilmente sono militari anche nella vita reale. Ma tu nella Dark Zone in teoria puoi farti anche gli affari tuoi, se sei ben non stai attento e stai ben lontano dai pericoli di utenti online che sono lì per uccidere tutti, potresti provare a raccogliere le tue armi e scappare. Il problema principale è che di bot, quindi di nemici da cui farsi droppare roba interessante, ce n'era davvero davvero poca. Non abbiamo trovati molti, oppure respawnavano dopo molto tempo. Esattamente. Però una volta che si uccide una persona reale all'interno della Dark Zone, puoi rubare quello che lui ha preso. Le scene più interessanti sono quelle delle zone di estrazione, dove tu chiami un aereo per estrarre da una zona infetta gli oggetti. Solo in questo modo si possono portare via dalla Dark Zone, e in quel momento scatta il panico praticamente. E io qui aprirei una parentesina. Sì, dimmi. Porca di quella puttana. Che succede? Ma io mi sto molto sui coglioni la zona di estrazione. Per carità, bella, c'è stessa l'idea di fare venire l'elicotterino. Tutti sanno che sei lì a chiamare l'elicotterino. Il problema è appunto questo: tutti sanno che sei lì, che hai drop, perché appunto devi estrarre, come dice la parola stessa, delle armi che tu hai appena con tanta fatica magari droppato da dei nemici. Se di conseguenza tutti sanno che tu hai delle armi da estrarre, ovviamente tutto il mondo viene da te. E se quelli sono dei grandissimi pezzi di merda ben organizzati, ricordiamo gli sviluppatori che magari si divertivano alle nostre spalle, esattamente, loro cosa fanno? Ti buttano una bombetta, la lasciano lì, la mettono sopra la bella H dell'elicottero, fino a che dopo un certo punto finisce il secondo, tu ci vai sopra e boom! Esplodi e i tuoi oggetti se li prende qualcun altro. Molto affascinante. Allora, per quanto mi riguarda invece, che non sono così fissato con trovare degli oggetti rari, la zona di estrazione, quindi quella sensazione di tensione incredibile che si ha per quei secondi prima dell'estrazione, l'ho trovata davvero affascinante. Era interessante vedere quando gli utenti provocavano, sì, cercavano di provocare le persone sparando vicino ai loro piedi. Assolutamente sì. Per cercare di scatenare, insomma, quella specie di faida. Perché se uccidi qualcuno all'interno della Dark Zone, sei targato, sei marcato come traditore, diventi un ricercato, sì, visibile in tutte le mappe di tutti i giocatori, c'è una taglia sulla tua testa e devi solo correre come un pazzo. Esatto, come vedrete anche infatti in certe parti in cui abbiamo registrato, ci saranno delle parti in cui saremo in tipo 10 persone che iniziamo a fare dei giro tondi e poi di colpo succede la strage, perché se non sbaglio fino a che appunto a un certo punto qualcuno butta la bombetta, ti spara 2-3 colpetti, poi magari però quei 2-3 colpetti si insultano le mamme, non si sa mai.
E dopo da lì inizia tutto il caos più totale. Esatto. Tornando all'ultimo aspetto, che non abbiamo ancora considerato, anche perché era quello forse meno sviluppato nella beta, vorremmo parlare un po' della trama, del plot narrativo di The Division. La storia, la trama. Io sono convinto al 100% che la storia farà cagare. Sono convinto in una storia abbastanza banale e anonima. Sono prevenuto sì tanto e spero tanto di smentirmi, in futuro lo spero, ma vedendo l'impostazione del gioco mi sembra tanto uno stile di gioco di fai la missione uno dopo l'altra, prendi i collezionabili uno dopo l'altro, alla fine cosa ti rimane dei personaggi, della storia e di tutta l'ambientazione ti ricordi soprattutto le armi e il tuo personaggio. Sono parzialmente d'accordo. Quindi insomma, magari la trama può essere un po' banale, ma se sviluppata bene, quanto meno riuscirà a soddisfarci almeno un minimo, insomma. La paura è che queste cose siano ripetitive. Speriamo. Il rischio è solo che appunto le missioni, soprattutto le secondarie, sono veramente ripetitive. Cioè l'abbiamo già visto anche nella beta, comunque sia andare a cercare una cosa che, oppure un'altra, appunto la registrazione telefonica e via dicendo, sono tutte uguali. Il gruppo di bot sì, che trovi dentro i negozi sono tutte uguali. Tanta corsa, tante mazzate. Quanto si corre in questo gioco? Si corre tantissimo. Ma l'avete notato? The Division è in realtà un simulatore di gioco. Ma una macchina, un triciclo. Esatto. Un ciao. Un potere. Un ciao è perfetto. Una Vespetta. Immagino. Per Manhattan. Allora, questo era il nostro News the Game su The Division. Fateci sapere le vostre esperienze se avete provato la beta. Al prossimo video. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.